Ciao a tutti, oggi farò un tortino di acciughe, un piatto molto economico ma di sicuro effetto molto gustoso. Per prima cosa accendiamo il forno a 180 gradi. Io faccio una ricetta per 5 persone, faccio bollire un 6 etti circa di patate, faccio bollire circa 6 etti di patate in acqua salata. E poi quando si saranno raffreddate le pelerò e le taglierò a fette. Ho acquistato 4 etti di sardine, 4 etti di sardine fresche, già pulite, un po' di prezzemolo, un pizzico d'aglio, ai miei non piace molto per cui ne userò pochissimo, del pangrattato, dei pomodori oppure della salsa di pomodori. Io userò questa perché avevo i pomodori nell'orto e ho preparato un po' di salsa e dell'olio d'oliva. Le patate sono quasi pronte, ma siccome devono stare ancora in forno, possiamo spegnere. E per riuscire a sbucciarle prima e farle raffreddare, le metto sotto l'acqua fredda. Questo passaggio dell'acqua fredda lo faccio per guadagnare tempo, altrimenti posso farle anche raffreddare da sole in modo naturale. Le spelo. Togliendo anche parola. Ora taglio le mie patate a fette. Inizio a disporle in una teglia precedentemente unta con un pochino di olio. Inizio a fare il primo strato di patate. Ora metto un pizzico di sale e un pizzico di pepe sullo strato di patate. Poi unisco o il pomodoro, ora unisco o i pezzetti di pomodoro o nel mio caso la salsa di pomodoro. E faccio uno strato col mio pesce. Salo. Pizzico di prezzemolo, un pizzico di origano, di maggiorana, io avevo questo in giardino, lo spicchio d'aglio, e come vi dicevo ne metto pochissimo perché in famiglia non è molto gradito. Rifaccio uno strato di patate. Preparo il secondo strato di patate e poi ancora uno strato di pesce. Metto ancora un po' di sale, un po' di pepe, un po' di pomodoro
una spolverata di pan grattato. Finisco di tritare il mio prezzemolo. Aggiungo ancora un po' di odori. E il piatto è pronto da mettere in forno per mezz'ora circa a 180 gradi. Ecco il nostro pesce con le nostre patate pronto da servire in tavola. Buon appetito!